John Borgo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio uscire un video esclusiva secondo le mie fonti, quelle che appunto ho dietro. Spesso ve l'ho portato, vi parlai di Higuain al Milan 2 settimane prima, vi parlai di Higuain al Chelsea un paio anche qui di settimane prima. Una volta hanno fallato, una sola, Ibrahimovic al Milan, che ne ero certo al 100% e non ci è andato. Oggi ragazzi vi do l'esclusiva. L'esclusiva in questione è Josip Iličić, che avrebbe firmato con il Napoli. È tutto fatto, Iličić diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Ovviamente l'annuncio non arriva adesso, perché oggettivamente bisogna fare stasera la finale di Coppa Italia, poi l'Atalanta sta giocando la Champions League, però è quella, diciamo, la direzione su cui vuole andare il Napoli. Gli serve un giocatore del genere? Non so, non conosco ancora le cifre. Quel che so è che è tutto fatto e che quest'estate Josip Iličić, 31 anni se non vado errato, si trasferirà alla corte di Carlo Ancelotti, che ovviamente rimarrà a Napoli, come ovviamente ormai voi penso vi aspettaste. E il Napoli doveva rinforzarsi a centrocampo. Iličić è un giocatore che può giocare sulla tre quarti, così come può anche volendo giocare nei due davanti o nei tre come ala, ovviamente perdendo un po', scusate per la gola, ma mal di gola, perdendo un po' perché quando si avvicina alla porta lo fa di rincorsa e quindi c'è un po' col fiato strozzato, però può interpretare anche quel ruolo. Ovviamente qualcuno qua sotto mi dirà fonte mia in questo momento ragazzi, ovviamente io potrei sbagliare, ma penso di andare a colpo sicuro questa volta e potervi dire che quest'estate verrà ufficializzato Iličić al Napoli. Per me è un grandissimo acquisto ragazzi, ribadisco, i prezzi non li so le cifre, ma più o meno andremo sui 20 milioni, 22, 23, insomma più o meno ci muoveremo verso quelle cifre lì, anche perché è un giocatore abbastanza discontinuo, che però quando è in giornata ragazzi fa le buche per terra, e su questo penso non si possa veramente dire nulla, non si possa dire nulla. Un giocatore che quando, che si deve accendere, perché si deve accendere, ma quando si accende non ce n'è veramente per nessuno. Detto questo, vedremo ovviamente quest'estate come si muoverà anche il Napoli, perché poi ovviamente adesso viene messo, è stato messo un po' alla porta Insigne, ma bisognerà vedere. Caglione c'ha una certa età, Mertens c'ha una certa età, ma ha detto che vuole rimanere. Bisognerà vedere se il Napoli farà l'attaccante, se riprenderà Inglese, quindi bisognerà anche vedere se Ancelotti vorrà cambiare modulo, perché comunque Iličić è un giocatore che ti fa cambiare questo modulo, il 4-4-2. Iličić, ok, può giocare da accompagnatore, ok, nel 4-4-2, quindi metti davanti Milik e Iličić, lo può fare, però così facendo ti tagli fuori Mertens, ti tagli fuori Insigne, e la vedo un pochino difficile. Ti tagli fuori, no, Caglion no, sulle fasce larghe non giocherebbe, perché lì c'è un lavoro totalmente diverso. Quindi io il Napoli metterei il trequartista, e quindi in quel caso magari 4-2-3-1, 4-3-1-2, poi bisognerà vedere, oppure bisognerà vedere anche il Napoli come si muoverà in fase di mercato per quanto riguarda le uscite. Comunque questa è l'esclusiva che vi lancio oggi, lasciate un mi piace per altri video esclusiva, fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, in caso un dislike, grazie, ho visto questo video. Vi ricordo tra l'altro ragazzi di passare sul canale di Carlo Pellegatti, perché ovviamente la lancerà anche lui questa esclusiva, perché ovviamente queste notizie ci arrivano insieme, quindi se vi va vi lascio il canale di Carlo in descrizione. Grazie, ho visto questo video, buon ciao, allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.